Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati su Grimmascar Fishing con le pizze, con Dennis, perché ci ha invitato qua a fare una sessione serale veloce, compresa la notte, e ovviamente a mangiare una pizza con lui. Come minimo. Esatto, quindi siamo qua, siamo venuti nel tardo pomeriggio, abbiamo calato le canne, qualche pesce è uscito. Adesso ci mangiamo una pizza e magari, e Cristian mangia, e magari verremo interrotti da qualche bel pesce, dai. A dopo. Buon appetito. Allora ragazzi, questa regina l'ho catturata con una bombetta carica di del stick mix fatto da me, con aggiunta di pellet al pesce e come innesco un chicco di mais finto giallo. Ora la lasciamo andare. Ok ragazzi, una bella specchi delle giarrette, prima volta per me ingannata con una Black Tiger. Non ho mai provato a usarle, oggi l'ho provata, adesso dopo vi faccio vedere anche un piccolo accorgimento che ho fatto. E niente, guarda che coda qui, guarda che coda, sai che le userò più spesso se Black Tiger. Bella, adesso la rilasciamo subito. Molto bella. Cattiva, Dennis. Troppo cattiva. Stagione. No, l'ho vista quello d'acqua. Ah sì? Sì. Areala. Ah, non ha forza o una roba. Infatti, ma è normale, cioè va bene che è tenuto. Se sono sane, sì. Guarda, è salutato, adesso va su, è giù. Senti partire. Thank you.
Allora ragazzi, adesso la pesiamo, perché ci avrà messo un quarto d'ora, forse, di più a tirarla su. Anche di più, anche di più. Non stiamo parlando di una carpa da 25-30 kg. È una carpa che pesa sicuramente meno. Adesso vi facciamo vedere ovviamente quanto. Giusto per farvi capire la potenza di questi pesci. Vi ricordo, l'operazione va fatta in questa maniera: culla sotto, questa qui va sopra la culla. Bilancia, accendiamo. Adesso vieni vicino, Max. Sì. Ok. Vabbè, dopo toglieremo la tara, ovviamente. Allora, stiamo parlando di un pesce, ragazzi, di... Gira un attimo, ok, si vede, 17,2225. Togliamo un chilo e mezzo? Sì. Bene? Sì, un chilo e mezzo. Quindi, sì, sui 16 kg... Più o meno. Ci ho messo un tempo per tirarla su, ragazzi, assurdo. Questo cosa vuol dire? Che i pesci sono sani? Sani. Stanno bene, fortunatamente stanno bene. Perché per avere questa potenza qua... Allora, ricordiamo che è fondamentale avere il materassino a culla, o comunque materassini, vanno bene anche quelli chiamati a barchetta, però l'importante è che abbiano le sponde e che siano ben imbottiti per salvaguardare appunto il pesce nella fase di pesatura, di foto e quello che serve fare, insomma. Eccola qui. Guarda che dettaglio, wow. La coda. Guarda che dettaglio. Stupenda. Che c'ha la coda. Stupenda. Allora ragazzi, nel mio regolamento non è scritto, però da buon carpista penso che quasi tutti, anzi spero che quasi tutti, abbiate nella vostra borsa un disinfettante, che fa sempre bene metterlo in ogni cattura. Ecco fatto, operazione semplicissima che richiede pochi secondi. Però salva il pesce. Però che salva il pesce, appunto. Allora ragazzi, ovviamente essendo da soli oggi, non avendo nessuno, ce l'ha sempre presa molto larga. Infatti io sto pescando in penisola, Max sta pescando in platano e Danny sta pescando in gadia. Adesso vi faccio vedere anche come ci siamo posizionati. Io ho calato le mie canne in questa maniera qui, come vedete non sono molto distante dalla riva. Max lo stesso, anche lui non ha calato molto distante, perché ovviamente non si pesca, diciamo, molto fuori, anzi fino ai 15-20 metri. Dennis invece, come vedete, sta pescando anche lui davanti alla gadia e una canna l'ha messa tutta alla sinistra. C'è una piccola insenatura dove lì di solito è molto buono posizionare una canna. Quindi ragazzi, vi faccio vedere adesso come mi sono posizionato, com'è la mia postazione, anche se magari già in altri video ve l'abbiamo fatta vedere, però con l'occasione vi facciamo vedere tutto. Allora, questa è la Penisola 2, è una postazione molto bella, si sta anche comodi abbastanza, una canna messa lì a lato, due messe di qua, mi sono lasciato ovviamente sempre lo spazio al centro per inguadinare e quant'altro. Mi raccomando ragazzi, sempre culla, guadino, tutto quanto necessario, non usate in due o tre lo stesso materassino, bene sempre avere le proprie cose. Adesso andiamo di qua, dove Max ha una canna, come vedete, calata qui in platano 1, ne ha messa una singola qui. Questa è una piccola area di storo che abbiamo fatto, infatti ecco Dennis. E adesso andiamo
verso la postazione di Max. E questa è la Platano 2 dove si è messo Max, e le altre due canne appunto le ha posizionate qui, perché lui si è lasciato lo spazio poi per andare appunto a inguadinare, come vedete, in quell'angolino lì. Poi qui c'è una piccola piazzolina, un piccolo puntiglietto in legno dove alcuni mettono la tenda, altri invece ci mangiano, molto comodo però. E poi per finire Dennis qui in Gallia, dove ci avete visto fare credo un paio di video qui. Ed eccola qui, la famosa Gallia, una delle postazioni più gettonate di questo lago. Vedete cosa salta là in fondo. Dennis ha le due canne qua, invece l'altra ce l'ha qui in fondo, ragazzi, dove normalmente, per quelli che conoscono bene il lago e sanno, una canna qui è sempre di buon auspicio. Ed eccola qua, messa qui da sola. La vedete? Eccola qui. La cannetta qui di solito è messa sempre qui molto vicino, non è mai distante, è più o meno a 3-4 metri, non molto. E oltretutto questa piccola insenatura con la canna qui a noi ci ha salvato una sessione dove abbiamo fatto la maggior parte dei pesci, li abbiamo fatti tutti lì, quindi veramente per chi viene o chi verrà a pescare in Gallia, quello è un ottimo spot. Bene ragazzi, Giarrette resta sempre un lago fantastico. E adesso ragazzi andiamo avanti. Ragazzi, un altro bel pescione delle Giarrette, questa presa con chicco di mais finto dal buon Max. Sempre con calma. Ah, che bella, che bella, Cri. In forza, in salute. Bellissima sta qua. Veramente. A massa. I ragazzi, ci mettete tempo di darle su, eh. E non abbiate mai fretta, è quello il bello. Stupendo. Ah, Dennis! Ah, massa! Allora ragazzi, come abbiamo detto ieri sera, Dennis ci ha chiamato, ci ha invitato qua a mangiare una pizza con lui e ovviamente non poteva calare due canne. Con la scusa abbiamo fatto la notte che è stata tranquilla. E appunto poi nel pomeriggio andiamo via oggi, però visto che siamo qua cerchiamo di estrapolare qualche info da Dennis, visto che siete in tanti che ci chiedete informazioni per venire a pescare qui a Giarrette. Oggi abbiamo Dennis qua che ci potrà svelare qualche piccolo trucchetto, chiamiamolo così. Allora, sappiamo che l'esca magica non esiste, Dennis. No, non esiste. I tre piccoli accorgimenti che bisogna sapere quando si viene a pescare qua, in modo che comunque chi guarda il video che viene qua alle Giarrette sa che dovrà mettere in atto. Certo. Ti lascio a te la parola, tre semplici accorgimenti. Allora, innanzitutto la prima cosa da fare quando si arriva in postazione sono trovare gli scalini, che è una cosa molto importante. Non sono lontani, perché principalmente in quasi tutto il perimetro del lago si pesca marginale, per cui è una pesca molto comoda, infatti viene effettuata principalmente dai 15 ai 25 metri da riva. Possiamo già trovare gli scalini dove
mettere i nostri inneschi. Quindi anche in fase di pasturazione non è che dobbiamo fare spombate chilometriche. No, assolutamente. Cioè, no. Ok, assolutamente, perfetto, no. Perfetto. Quindi primo step, ragazzi, trovare la zona di passaggio dei pesci, ovvero i famosi gradini, scalini. Esatto. Secondo consiglio che possiamo dare? Secondo consiglio che possiamo dare è cercare di fare una pasturazione il più mirata possibile. Okay. Per cui non arrivare in postazione, spargere pastura ovunque per niente, che lì non va bene. Controproducente. Controproducente, okay. Esattamente. Cercare di fare appunto più precisamente una pasturazione precisa. Quindi pasturazione precisa possiamo intenderla come la nostra bombettina in PVA, sì, che dopo lì facciamo un altro accorgimento, e sopra a questa bombettina in PVA magari fare qualche piccola spombata, sì, o scobrata di pellettino, esatto, ma non 50 kg di roba. No, assolutamente una no. Roba tranquilla, easy, perché comunque le carpe sono richiamate più dal sacchettino, dalla bombetta. Sì, sì. Okay. Poi in caso ovviamente di svariate catture, lì si può decidere se aumentare anche la pasturazione. Okay. Però bisogna sempre partire leggeri e precisi. Ok, un altro accorgimento che ci hai sempre detto di usare è quello, soprattutto nei mesi estivi o caldi, il doppio sacchettino. Sì. Che cos'è il doppio sacchettino? Perché tanti ancora non l'hanno capito. Che cosa vuol dire fare il doppio sacchettino? Non due sacchettini, ragazzi, sì, ma... Allora, il doppio sacchettino è una cosa da non sottovalutare, anzi, diciamo che anch'essa è una cosa molto molto importante. Ovvero, non fare la classica bombetta singola, ma metterci un altro sacchettino, praticamente farla doppia, che è importante che il sacchettino arrivi sul fondo intero e che la pastura non vada non si perda a spargersi. Metà esattamente. Ok, acqua, sì, sì, sì. Ultima chicca, visto che ci chiedono sempre ma con cosa si pesca, fruttato, pescioso, speziato, grosse, grandi, piccole, da con cosa peschiamo qui alle Giarrette che può essere redditizio? Allora, per chi viene a fare praticamente sessioni veloci, io consiglio di affidarsi a un buon pellet di base pesce. Noi qua principalmente usiamo lo scratching, anche perché ricordo che qualsiasi tipo di pellet oleoso è vietato. Del regolamento. Sì, per cui una base di pasturazione con pellet al pesce, abbinata anche con del pellet al mais, è la base. Poi, ovviamente in bombetta possiamo giocare anche un po' con la nostra fantasia, con degli stick mix, con degli attrattori, questo va benissimo, però solo in bombetta, non sulla pasturazione. Ok, mentre l'esca finale che cosa deve essere? E quanto deve essere grande? L'esca finale, beh, allora, principalmente si pesca con inneschi molto piccoli, possibilmente bilanciati o pop-up, per cui vanno benissimo il chicco di mais finto. Che stiamo vedendo che paga. Vanno benissimo piccole dumbbell, possibilmente di colori vivaci, giallo, rosa, arancione, sono tre colori che non sbaglierete mai. Bene, bene. Ragazzi, allora, avete capito più o meno come improntare la sessione qui alle Giarrette. Ovviamente durante l'anno ci sono varie stagioni, certo, quindi ci sarà la stagione che cattura di più e la stagione che cattura di meno, quindi sta anche a voi poi non arrendervi quando vedete che si è un attimo in difficoltà e si fa poco pesce, però ricordatevi che in una stagione o in una giornata dove le carpe decidono di non mangiare, venite via con un pesce, dovete essere comunque contenti, perché non è che se siamo sul laghetto chiuso è sempre facile, ragazzi. No, assolutamente. Quindi mi raccomando, si viene qua tranquilli, ci si prova e se si fa anche un pesce, magari il pesce della vita e pesa 30 kg, giusto Dennis? Certo. Bene, certo. Ragazzi, dai che continuiamo la sessione. We'll be right back.
ragazzi, c'è stata un po' di action sia sulla mia canna, quella vicino al gazebo, sia sulla canna di Dennis. Attenzione perché c'è un piccolo movimento anche adesso, sembra che siamo entrati nella fascia dove iniziano a mangiare i pesci. Allora, una piccola, chiamiamola regola tra virgolette, ma un buon accorgimento è quello che se succede che vedete la canna che parte, esce un po' di filo, quindi suona per 5-10 secondi, il tempo che voi arrivate per tirarla e poi smette, non pensate che se lasciate lì la canna la carpa tornerà più tardi a mangiarla, quindi non tocco niente. No, siete fuori pastura ragazzi, perché la carpa o qualsiasi altro pesce disturbo che ha portato via il vostro rig dalla zona di pastura e si è fatto quei 4-5 metri, vi ha portato l'innesco dall'altra parte, quindi voi siete con piombo e amo da una parte e la zona di pastura da un'altra. In questi casi conviene prendere, ritirare su tutto, rifare la bombetta, il sacchettino e riandare a calare, perché comunque lasciare lì la canna non ha senso, perché ripeto, siete fuori pastura. Adesso Dennis è già andato a rifare la bombetta, io l'ho già fatta e siamo di nuovo in pesca in questo momento, quindi si tratta solo di aspettare e se il pesce è lì che gira tornerà dove prima ha trovato la pappa e quindi si spera in un'altra partenza. Ok ragazzi, ho appena avuto una mezza partenza, ha fatto un po' di bip, sono arrivato qua e non c'era nulla. In questi casi qua cosa faccio? Recupero la canna, rifaccio una bombetta fresca e la rilancio, perché il pesce facendo così può aver spostato l'innesco, non si sa cosa può essere successo sotto, magari si può essere incagliato il terminale, insomma può aver messo fuori pesca l'innesco, per cui per sicurezza in questi casi qua si recupera la canna, bombetta nuova e si rimette lì. Fine. Cazzo, prego il tappo del lago? Uè, sarà mica da 30 kg sta qua. Tira. Non so cosa sia. Però adesso si inizia a incattivire la cosa. Ah, sto tirando proprio su di peso. Non fa sfuriate. Guarda, hai visto che sarà il secondo pesce che prende una stiocuma. Li sento bene però. Li sento bene. Ricordo che ho fatto questo piccolo nuovo acquisto, ragazzi. Oh, non so che cosa può essere ragazzi, cioè la sto tirando a riva un po' a peso, non vuole combattere ma si fa proprio trascinare. Storione lo sentirei, perché insomma fai te Dennis. Allora sta andando dove non deve ovviamente. L'aiuto del mitico. Non so cosa possa essere ragazzi. Non so cosa possa essere. Devo forzarla un pochino perché lì c'è l'albero e. Ma tira sta. No, non tira, è quello il bello, ma. Ah, una tartaruga sarà! Sta a dirmi che abbiamo preso la tartaruga! Non la vedo. Adesso inizia a farsi sentire però. Adesso è arrabbiata. Se è una tartaruga adesso è arrabbiata. Se è una tartaruga è arrabbiata. Dennis, che tipo di tartaruga hai qua dentro? 20-30 kg? Diciamo che in 15 anni nessuno ha mai preso una tartaruga. Mi sembra un po' impossibile. Ma saremo valutare prima. Saremo i primi. No, adesso non è una tartaruga, ve la posso garantire. È iniziato ad arrabbiarsi. Vediamo un filo lì. C'ho anche il filo nuovo per tutto. Speriamo bene. Vedo una sagoma. Sì, non è molto. Ma non mi sembrava lunga, quindi. È una carpa. È una carpa. Bella.
sembra interessante. Carina. Lei viaggiava lenta. Lei viaggiava lenta per gli affari suoi. Pensa a te, neanche il bip andava via per i fatti suoi. Tranquilla, lenta. Ho sperato anche nella grossa, perché di solito quando non fanno partenze... Non è brutto. No, no. E invece era una tartaruga da 25 kg. Ma vedi, un'esca bianca? Gialla. Ho la Dumble della Mainline. Che colore? Gialla. Ah, ok, quelle che ti sei preso solo tu e non sì, esatto. Ok, perfetto. Pineapple Juice. Esattamente, ah, proprio quelle. Ok, ok. Quelle che tu hai detto, le tengo io perché le tengo io perché a secondo me vanno. Ok, perfetto, va bene. Mamma mia, che panza che ha sta qua. Sono io a Tecri. Occhio là che c'è il. Lo so, ma sta andando proprio dove non deve. Cioè, proprio lì, lei dice io sto qua. Allora devo lasciarlo andare là, perché sennò. Guarda che cattivo che è. Sì, ma poi quando hanno tutta questa profondità, ragazzi, io. Quasi che tira il cane leggero. Dai, vieni fuori dall'arma. Dai. Va. Sì! Vai! Sì che c'è! Un altro bel torello delle giarrette. Partenza strana, combattimento strano, però veramente un bel pescione, guardate che pancia. Ovviamente presa con le Dumble, sotto consiglio di Dennis. E cavolo, veramente un bel pesce. Mi sono preparato con i waders perché voglio fare il primo bagnetto della stagione, quindi ci vediamo in acqua, ragazzi. Diamo la libertà a questa mastodontica specchi. Cena, Cri. Cena. Ok. Ciao panciona. Ma che schiena. Il materassino se ne va. Dove ho fatto le cappelle? Allora ragazzi, cosa da non fare? Quando avete i waders, stonchinatevi perché sennò l'acqua. Ah signor, che roba! Aspetta. Bene ragazzi, allora, vi ricordate ieri sera quando ho preso la carpa? Vi avevo detto che avevo usato le Black Tiger, ma con un piccolo accorgimento. Accorgimento stupido, nulla di chissà che cosa, però fatalità è servito. Allora, ovviamente noi la Tiger possiamo renderla bilanciata, se vogliamo. Come? Vi ricordate quando utilizzavo il trapanino per rendere nuovamente pop-up quelle pop-up che avevo dippato da mesi e che ormai si erano impregnate del dip e non erano più pop-up al 100%. Questo lo possiamo fare anche tranquillamente con le nostre esche affondanti, che sia una Tiger o che sia una esca boilless affondante, possiamo comunque alleggerirle e renderle un po' più bilanciate. Quindi vado tranquillamente a fare il mio foro sulla Tiger e dopodiché ci vado a inserire il mio pezzettino di sughero. Ma non è finita qui, posso anche unire due Tiger e fare un piccolo mino di neve. E ho visto anche persone che giustamente, che vogliono pescare con un innesco più generoso, io ho visto fare questo, quindi addirittura fare la tripletta, chiamiamola così, sempre con dentro il sughero. Quindi possiamo veramente dare spazio alla nostra fantasia
perché abbiamo tutto l'indispensabile per farlo. E questo ieri, fatalità, stavo pescando sia con le damboline su due canne sia con la singola Tiger alleggerita. È partita la Tiger, tra l'altro Black Tiger, che ho sempre snobbato negli anni, e invece adesso ho detto provo ad utilizzarla. Fatalità, era la prima volta e è partito il pesce. Sempre fatalità, però non so. Pensate comunque a un contrasto di colore così sott'acqua, nero e nocciola sopra, cioè comunque può fare la differenza a volte. Comunque basta, questa era una piccola chicca, ripeto, ci avevate già visto, avevate già sentito parlare del trapanino che si usa per alleggerire le esche. Oggi lo riproponiamo un attimo, diamo una rinfrescata anche a chi magari sta vedendo il video per la prima volta, non ha visto gli altri. Quindi questa funzione qua ci permette di bilanciare, alleggerire un attimino le nostre esche affondanti. Tutto qua, ragazzi. Come la senti? Sento tante piccole testate. Di sicuro non è un pesce grande, ma possiamo aspettarci sorprese. Qui sotto quest'albero girano parecchie carpe cotte. Eccoci qua, ragazzi, con un'altra piccola regina, ma molto scatenata. Eccola qua, questa carpa l'abbiamo catturata con una piccola dumbbell gialla e l'abbiamo presa vicino a quest'albero qui in acqua, l'albero della postazione penisola mitico, che pescarci a pochi metri di distanza è sempre proficuo. Com'è, Max? Diciamo che mi ricorda molto un pomeriggio a bomba, è che sta andando dove non deve, perché questa qua non la tengo. Speriamo non vada a incagliarsi dove non deve. Occhio, perché ci sono, devo forzarla, sì. Gli alberi là. Ok, è uscito. Allora, ragazzi, vi faccio vedere esattamente dove sto continuando a calare. Ma dopo lo facciamo vedere, Cri. Comunque, non so se si nota, c'è quel rametto che viene in fuori. Sono proprio a mezzo metro in là del rametto. E sarà una koi stavolta? Ma la facciamo a tirarla fuori una? Vediamo. Quanto è durata? 2 minuti? Tempo che siamo andati in fondo io e te? Eccola là. Pelo d'acqua, dovrebbe essere lei. Oh! Non so se era la pancia. Eccola là. Madonna, hai visto? Sì. Porca miseria. E qua è così quando arrivano. Sì. Sembrerebbe una specchi questa. Strano, non abbiamo preso gli specchi. Un ungherese. Oh, c'hanno una forza impressionante. E sì, che, guarda che roba! Oh, ragazzi, non è che qua stiamo facendo apposta a tenere la frizione larga perché così facciamo gli eroi. Beh, quando sono sotto riva così, che danno le sfuriate, l'abbiamo già detto, lo sapete tutti, lo sappiamo, però lasciamo allentata un po' la frizione, perché sennò facciamo male al pesce, giusto Danny? Oh. Sì, non si può forzare troppo, ovviamente, cioè, bisogna... sennò sembra una gara di trote che tiriamo così e non è il massimo. Sono qua sotto. Bisogna avere pazienza, anche se è piccola, che avete voglia di ritirare subito perché c'è il branco qua sotto, si aspetta un attimo. Però non bisogna forzarle qua sotto. E stiamo facendo attuno, ragazzi, ci divertiamo tutti. Sì, è una pescata in amicizia, ci mancherebbe. Prossima è la mia? Sì. Oh, signor.
Ma quanto belle sono le rodaci, insomma. Beh, è una bella canna comunque. Sì, sì. Bella. Beh, questa ha dei particolari. Wow! Non da poco, ragazzi. Questa ha dei particolari non da poco. Questa è bellina. Wow! Questa è bella. Sono le classiche chicche queste. Grande! Sì, adesso la facciamo vedere bene perché questa merita. Bene ragazzi, ennesima partenza, qua sotto l'albero. Ci sta regalando grosse soddisfazioni, potrebbe anche partirne una adesso mentre sto registrando. Bell' esemplare di ungherese, dettagli non da poco. Oh no, Dennis? Molto che, bella. Che bella, che bel pesce. A volte, vedete, non serve la taglia, serve il bel pesce e le belle giornate. La rilasciamo. Via. Allora, un'altra cosa che normalmente chiedete, e ovviamente ne approfittiamo, è la tipologia di rig, la tipologia dell'amo, quindi ovviamente pescando in un lago ovviamente si deve essere un po' più tecnici, quindi bisogna fare le cose fatte bene. Allora adesso, ovviamente sempre con l'aiuto di Dennis, lo stiamo spremendo per bene, e cercheremo di capire assieme a lui che tipologia di rig usare qui alle giarette, se non lì a rotolo, eccoli qua. Allora adesso vi spiego un attimo, Dennis, partiamo da questo, sì, che è un blow back, mi sembra, sì? Sì. Ok, allora, vai. Questo qui è un blow back rig, un rig che io qui dentro uso moltissimo, soprattutto con il chicco di mais spinto, o comunque per qualsiasi tipo di esca bilanciata di piccole dimensioni. Io consiglio vivamente di usare ami numero barra 6-4, ok? Non starei su ami più piccoli, almeno mi trovo molto bene pescare con queste due misure qui. Anche perché spesso noto che la problematica che hanno molti è proprio l'associazione tra boilers e misura dell'amo. Sì, esatto. Quindi ricordiamolo, qui dentro non vanno usati inneschi grossi, bastano inneschi non superiori al 16, e di conseguenza l'amo va bene appunto la misura del 4 e la misura del 6. Esattamente. Cosa molto, certo, importante. Certo, certo. E oppure Dennis, questo qui che oppure ha la bete. Sì. Da parecchio tempo, se devo utilizzare un'esca pop-up, utilizzo uno spinner rig. In questo caso qui ho innescato un pop-up del 16 con un amo del 4 curve shank. Ecco, quindi queste sono le tipologie di innesco che consiglia Dennis. Non sono i rig con cui si prende solamente il pesce da giarette. Potete usare un semplicissimo air rig, potete usare un combi rig. Ovvio che se facciamo una bombetta non possiamo mettere un terminale lungo così. Ovviamente bisogna fare un terminale corto, come in questo caso, e adatto alla bombetta. E ovviamente, ragazzi, piombi in line. Una cosa che non ci stancheremo mai di dirvi, e posso dirla io per Dennis, è questa, ragazzi. Il piombo deve sempre scorrere, mai bloccare il piombo sull'elcor, sulla lenza madre, insomma, sì, evitare sempre di bloccarlo, proprio per evitare spiacevoli disguidi. Bene. Allora, partenza che non vi dico come è ridotto il cavalletto, ragazzi. Stava andando tutti in acqua, è una roba devastante. Com'è, Cri? Perché la... Allora, vi spiego, ragazzi, l'ho ferrata io perché Christian era lontano e ho dovuto farlo perché stava andando tutto in acqua, talmente era potente. Quindi... Trone, quando hai profondità. Sì. E quindi poi ho passato la canna perché giustamente tocca a lui. Però, ragazzi, una partenza, cioè, no, cattiva. Di più. Infatti c'ho tutti i picchetti che... Meno male che c'ho lo stabilizzatore davanti, Cri. Se no a quest'ora veramente era un disastro. Stavo cadendo, Cri. Di la verità. Quanto ti piace le mie cannette? Insomma. Eh? Ti ho detto più volte. Quanto che ti piace.
E i miei mulinelli, quanto che ti piace. Oh, ci sta dando di brutto. Sì, me ne sono accorto quando ho visto... Allora, forse adesso la stiamo vedendo. Sì. Cos'è una? Non so, ma dalla cattiveria che aveva era... Specchi? Sì, sì, specchi, sì, una solita media taglia. Bene, bene, bene. Bene, fatalità, ne era appena partita un'altra, ma si è slamata. Ce la fai, Cree? Mamma, che cattiveria. Cioè, stava portando via tutto, ragazzi. Bene. Allora, ragazzi, questa sessione in compagnia con Dennis finisce qui con questa ultima specchi, sempre presa con un chicco di mais finto, quindi vedete che quanto la semplicità alle volte paga. Ah, eccola qua. Ragazzi, la Leggiarete è tutto. E Dennis, vi auguriamo a tutti la solita buona serata, mattina, pomeriggio, quello che è, e ci si vede al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.